Dicevo Fabio, ciao Pierpaolo del Gazzettino. Ciao, Prima di buonasera. venire poi al gol, insomma, l'avevi sbloccata, l'avevate sbloccata, poi in modo particolare hai fatto gol tu, poi purtroppo non siete riusciti a portarli a casa, e quindi questo è il dato che lascia veramente l'amaro in bocca, perché avevate fatto la parte più difficile, diciamo, trovare il gol, metterla in discesa, tra virgolette, poi ve la siete fatta scappare di mano. Sì, il rammarico è quello, perché, come ho detto prima, dovevamo insistere, dovevamo fare il secondo perché sì, è vero, subire gol non è mai bello, però può succedere, soprattutto una palla inattiva dove comunque il giocatore del Mantova va messa sotto il 7, quindi il rammarico è quello di non aver continuato a fare il secondo, il terzo, perché abbiamo nelle corde per farlo. Primo tempo io ho avuto una chance, quindi comunque chiudere il primo tempo Ciao. con 1-0 ci avrebbe dato una grossa mano, però comunque siamo riusciti a sbloccarla e niente, perdiamo altri 2 punti, però stiamo sempre sul pezzo e non molliamo sicuramente. Senti, il mister, senza tanti giri di parole, ha detto che era, cioè sì, anche si vedeva parecchio incazzato, arrabbiato, perché alla fine non siete riusciti a portarla a casa. Un po' immagino anche il vostro sentimento, no? Nostro, anche il Poi nostro. ripetere Sì, il vostro umore, insomma, credo che siate un po' tutti incazzati al di là. Cioè, il mister, io così non l'ho ancora visto, però ecco. l'aggettivo giusto, incazzati perché abbiamo avuto supremazia territoriale il primo tempo, abbiamo sbloccato la gara e comunque noi siamo il Padova, è chiaro che non possiamo, ecco, lasciare punti così. Nelle ultime trasferte purtroppo abbiamo lasciato qualche punticino e comunque non facciamo drammi perché siamo ancora all'inizio, dobbiamo essere sempre positivi e staremo sempre pronti e i conti si fanno alla fine. Ma le difficoltà guardando esclusivamente i risultati, no? Perché l'ultima vittoria fuori casa, parlo naturalmente, fine settembre con la Pro Patria, poi insomma non è andata benissimo tra qualche sconfitta e qualche pareggio ultimamente in trasferta, ma da che cosa dipende secondo te? Perché poi a Lugano, insomma, la vostra parte, anche il risultato lo portate sempre a casa praticamente. No, credo sia un aspetto mentale, perché fisicamente stiamo bene, succede a volte, non lo so, so entrare nella testa di tutti, però succede che magari passiamo in vantaggio e un po' ci accontentiamo, quando invece dobbiamo essere ancora più propositivi e cattivi a fare il secondo. O perlomeno comunque rischiare pochissimo. Poi ripeto, oggi sì, abbiamo rischiato pure alla fine, hanno segnato su punizione che purtroppo può succedere. Poi, maggior ragione, dobbiamo essere con l'1-1, essere proprio affamati alla ricerca della vittoria, perché si vincono pure al 96. Però, ripeto, dobbiamo essere sempre positivi. Andiamo avanti. Abbiamo pressione. Sì, perché poi. Scusa, Vai, Paolo. Bobo. No, vai tu, Bobo. Abbiamo avuto dalla tribuna è che forse avete fatto uno sforzo talmente grande, diciamo, un po' dal punto di vista della mole di gioco, perché avete creato tanto, si potevano fare anche più gol. Che una volta che avete subito, dopo che avete fatto gol, subito il loro gol, siete quasi crollati dal punto di vista mentale, non avete più avuto quella forza per andare a fare il 2-1. Questo c'è un po' di fragilità, tra virgolette, in questo senso. Beh, no, non credo perché se andiamo a vedere comunque nell'arco della stagione di rimonte ne abbiamo fatte Sì. parecchie. Rimontare sempre non è facile, però oggi siamo passati in vantaggio, quindi non dovevamo subire gol. Come ho detto prima, secondo me a volte siamo prevedibili, perché sì, è vero che arriviamo con facilità sugli esterni, con i cambi gioco, però a volte dobbiamo essere più concreti. Io parlo da punta, ecco, quindi le squadre ti iniziano a conoscere, quindi a volte dobbiamo trovare l'alternativa a quella che ci manca. Grazie.